Buongiorno signori, quest'oggi ho deciso che andiamo a donare sangue. Dovrei avere un bel gruppo sanguigno, però in realtà non lo so, quindi lo scopriremo insieme. Dono sangue per due ragioni. Uno, perché ho visto l'articolo di Marco Vallarino sul giornale della città. C'è una carenza di sangue, tanto che oggi è domenica e hanno lasciato aperto il deambulatorio di Imperia per far donare il sangue, insomma. A proposito, sì, non ho fatto colazione prima di andare, perché altrimenti tipo ti sballa i livelli di glucosio nel sangue. Però ci sto andando molto presto, è aperto dalle 7:30 di mattina. Parcheggino, è domenica, quindi non pago un cazzo. Altrimenti cosa scendo a fare? Stile Ligure. Appena entrato, la cosa che mi hanno chiesto è stata quella di compilare un questionario anamnestico. Una lunghissima serie di crocette chiedevano qualsiasi dettaglio sanitario possibile per capire se potevi donare sangue o no. Infatti, per donare senza autorizzazione dei genitori bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni. Poi ci sono domande sibilline, bisogna rileggerle, tipo questa dove c'è scritto AIDS tutto maiuscolo. A uno viene naturale di rispondere no, ma in realtà chiede se hai capito le informazioni relative all'AIDS, per cui la risposta deve essere sì. Poi chiedi i paesi in cui sei stato, infatti se sei stato in uno di quei paesi rossi dove ci sono ancora oggi la malaria, non puoi donare per qualche mese. Era stampato così piccolo che era difficile capire cosa ci fosse scritto, ma fortunatamente erano tutte domande tranquille e non a trabocchetto, quindi se non hai avuto il Covid bastava segnare no 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 no. Poi c'è un breve colloquio con una dottoressa che ti pone ulteriori domande su quello che hai scritto e poi ti lascia fare la visita medica. Mai fatto analisi? Come prima volta ha deciso che io avrei dovuto fare le analisi del sangue per verificare che gruppo sanguigno sono e se avessi delle patologie particolari. Tra l'altro questa dottoressa è stata anche molto gentile perché mi ha permesso di fare questa clip dove inquadro la sala e mostro le donazioni del sangue. Ah ecco, questo è plasma? La macchina è un po' più lunga, che mentre la donazione normale dura, calcolo, una decina di minuti tra tutto, questa dura anche tre quarti d'ora, quindi è più lunga. Ah, capito. E che cosa serve in particolare il plasma? Ha moltissime funzioni. Intanto si può congelare e si può stoccare, quindi per 2 anni. Si fanno altri farmaci per gli emofilici. Contiene poi proteine, ormoni, immunoglobuline. Ma quindi se uno dovesse donare, quale sarebbe meglio? Per iniziare, come te che non hai mai donato, è meglio cominciare a donare il sangue. Così vedi com'è il primo passo. E va bene che l'altro non ti dà fastidio. Si può donare anche plasma, intanto vedremo qual è il tipo sanguigno. Lo scopriremo, esatto. Questo signore accanto a me stava donando il plasma. Lo facciamo assieme. Hai un braccio di preferenza? Sì, questo. Come si mette di solito di bene? Non lo so. Non lo so. Appena mi sono seduto, l'infermiera è stata super gentile e mi ha subito informato su cosa stavano vertendo le analisi che stavo facendo. Abbiamo cromo, che ti dice quanta emoglobina hai, i globuli rossi, poi abbiamo il sierologico, quindi guardiamo il ferro, poi abbiamo anche i virali. Se va tutto bene, tipo 2 o 3 giorni, noi ti chiamiamo e ti diciamo, guarda qui, dammi fanno bene, puoi venire. Ok, perfetto. Fai bene il pugno, allora per la donazione ci vuole una vena che sia abbastanza grossa. Adesso ti dico una cosa fondamentale, Marco, che secondo me ti piacerà. Sì. Tu vieni con la scuola, giusto? Sì. Ogni volta che vieni a donare ti possiamo fare il foglio per l'assenza. Ah, la buono. La donazione e anche il credito. Ah, buono. Quindi l'incentivo, ti mantieni in pugno, sì, ok. Non è che ogni donazione è un credito, perché se no prenderesti 100 alla maturità. Beh, ma un credito non è male, eh. Invece che prendere 80, prendi 81. Ho quasi finito, mi manca solo una cosa. Ok. È coraggioso, guarda pure, io non la farei. Ma magari la prima volta che ti infiliamo l'ago da donazione non guardare, ma... Perché prende di più, chiaramente. Allora ti faccio solo tenere un po' premuto perché sennò ti viene lucido. Ok, perfetto. Una volta donato c'è una zona dove poter fare colazione, dove offrono ogni ben di Dio, brioche fresche e non, panini con la mortadella, il caffè o il tè, oppure anche il succo di frutta, cioè sono davvero gentili e era buono. Sono passati ben 3 giorni e mi è arrivata una mail dove c'è la mia analisi del sangue. E qua come prima cosa, determinazione del gruppo sanguigno, fattore RH negativo, gruppo AB0, 0. Quindi sono 0 negativo fortunatamente o sfortunatamente, dipende dal punto di vista. Essenzialmente ci sono 4 gruppi sanguigni, A, B, 0 e AB. Infatti sui globuli rossi del sangue può essere attaccato un antigene, una proteina. Se ce l'hai, non puoi donare a chi nel proprio sangue non ce l'ha questo antigene. L'antigene può essere A o B e tu puoi avere una combinazione di antigene A, antigene B, solo l'antigene A, l'antigene B
oppure nessun antigene, l'antigene zero. Cioè non è un antigene l'antigene zero, vuol dire che non c'è niente attaccato al globulo rosso. Il vantaggio quindi di avere un gruppo sanguigno zero è quello di poter dare il proprio sangue a tutti, perché essenzialmente non essendoci gli antigeni, il corpo lo riconosce, ce li attacca a lui stesso una volta che arriveranno all'interno del flusso sanguigno. Il problema è però che se tu ricevi un sangue con un antigene non riconosciuto dal tuo corpo, per esempio hai un sangue di tipologia A e ricevi un sangue di tipologia B o AB, succederà che il tuo corpo vedrà: ehi, ma questo è un corpo estraneo, quindi risponderà all'antigene estraneo con un anticorpo e quindi andrà a cercare di uccidere tutto il sangue che ha inserito e lui vede come corpo estraneo. Questo può portare nei casi più gravi addirittura alla morte. Per questo quindi è importante avere il sangue giusto. Può essere anche una sfortuna se la guardiamo sotto un altro punto di vista avere un sangue zero, perché è molto difficile reperire il sangue della tua tipologia di gruppo sanguigno. Tra l'altro c'è un'altra distinzione, ovvero zero negativo o positivo. Cosa significa? Questo è il fattore RH determinato dal nome di una scimmia, scimmia rhesus, da cui hanno scoperto questa particolare proteina che permette l'RH più, l'RH meno. E praticamente se hai questa proteina nel sangue, chiamata proteina D, piccola postilla, in realtà non è la proteina D ma il gene D, va bene, allora sarai RH più. Se non ce l'hai sarai RH meno. E il principio è lo stesso degli antigeni. Se sei un soggetto che ha questa proteina nel sangue e riceve del sangue senza questa proteina, quindi del sangue RH negativo, può comunque riceverlo, non è un problema. Tra l'altro nel leggere questa analisi del sangue non ci capisco tanto perché è scritto alla medichese, però essenzialmente vedo che qua ci sono dei valori di riferimento e io sto nei valori di riferimento. Quindi boh, bene essenzialmente. Quindi tra poco mi organizzerò e andiamo a donare davvero stavolta. Stiamo tornando. Eccoci. Ecco. Buongiorno, ciao. La prima cosa che faccio è ricompilare quello stesso foglio che ho compilato la prima volta che sono entrato. Sì, è obbligatorio compilarlo tutte le volte. Sì, in realtà si scoprono altre vene qua. Ok, metti sotto la lingua e fai sciogliere. Serve per tenere stabile la pressione. Wow. Allora, ti chiavi. Posso masticarlo? Si può mordicchiarlo e poi lo fai sciogliere. Anche perché farlo sciogliere in una volta sola senza morderlo è impossibile. Ma ogni volta dovrò compilare quel foglio all'inizio? Allora Marco, impara questa cosa. Nella vita due cose sono certe: la morte e il nostro questionario. Allora, in qualsiasi momento tu puoi dirci che se ti senti un po' strano così ce lo dici, ok? Noi in qualsiasi momento possiamo interrompere, ok? Ok. Vuoi dopo che te lo copro oppure non ti impressioni? No, non coprirlo così, è più scenico. Ok, va bene. Io non ho sentito niente, ma mia lì che vena che è uscita. Eccoci qua, pronti partenza, via. Stai donando, Marco, grande. Bene. Ecco, io non pensavo onestamente di stare donando. In quel momento lì non mi ero manco accorto di stare donando. Io stavo pensando che dovevano ancora mettere l'ago. Appena stavo uscendo il sangue dal mio braccio, come vedete dalla clip, io pensavo che avesse inserito l'ago, perché non l'avevo proprio sentito. Ma non lo sto dicendo perché così è meno donata, lo dico perché non si è sentito niente e lo vedrete anche avanti nel video. Lei mi dirà, vabbè, non spoilerò. Noi prendiamo 450 cc. Visto che è la prima volta, per abituare anche un po' il tuo organismo a questa cosa nuova, ti facciamo un pochino di sconto. Te ne prendiamo un pochino meno. Ok. Qua vediamo un Marco che si osserva il sangue mentre dondola su un piatto. Credo che serva per non farlo raggrumare. E niente, è pazzesco, incredibile. Sembra una zanzara che succhia tanto. Assurdo quanto ce n'è. Non è sangue blu, Marco, però. Io da uno zero negativo come te mi aspettavo sangue blu. E tu puoi donare a tutti? Ma come paziente sei un po' sfigato. Uno deve donare un po' per se stesso anche, così. Fatto super. Non hai pianto, non hai urlato. Ma perché di solito la gente lo fa? No. Oddio, alcuni dobbiamo tenerli, per mettergli l'ago. E voilà, caro, tieni forte. Dove ho la mano io. Ah, scusa. Quando mi ha detto tieni forte, io pensavo intendesse quando levo l'ago, tieni forte. Io, essendo che non ho mai sentito levare l'ago, non mi giravo, è per questo. E invece, assurdo, l'aveva già fatto. Questo è tutto sangue pazzesco che mi hanno preso, incredibile. Ah, questo è lo strumento professionale per... Questo guarda, costa più della tua Osmo Pocket. Poi mi hanno fatto stare un po' seduto, io volevo andarmene, svignarmela, però mi hanno detto no, tu stai qua, inclinato, poi ti disincliniamo un pochino,
e poi ti facciamo alzare. Essenzialmente io ero scettico, pensavo che potevo alzarmi direttamente, però quando mi hanno inclinato un po' più verso l'alto, allora lì ho pensato, ah, mi giro un pochino la testa, forse è meglio che mi sia alzato lentamente. Comunque niente di grave, nel senso tranquillissimo, ero semplicemente un po' stanco, però poi quando mi hanno dato l'acqua mi sono sentito molto meglio. Ma per curiosità, la giustificazione da scuola è utilizzabile per il giorno stesso? Ok, sì. Non lo so, magari era un jolly che uno si poteva giocare. Sì, tutto bene, sì sì. E anche stavolta non ho perso chiaramente l'occasione di fare colazione, questa volta quella vera, quella completa, e ho ripreso una brioche e un cappuccino davvero buoni. Tra l'altro, come vedete, c'hanno tutto un ben di Dio assurdo, quindi niente, pazzesco, ottimo modo per scroccare. Mi hanno regalato un succo incredibile, io ho scroccato tre bottiglie, tre bicchieri di acqua, una brioche e un cappuccino più succo. Mi hanno dato il fogliettino dei donatori e con su scritto RH negativo, è un flex incredibile. Il paragone migliore da fare è tipo 10 zanzare, tutte nello stesso punto che succhiano. Quando sono belle in c***o, che proprio le becchi, che fanno splat e rimane tutto il sangue intorno quando le schiacci, ecco. Più o meno è quello il paragone che mi viene da fare. Non fa male, è tutta una roba psicologica. E poi puoi scroccare alla grande. Conclusione di questa esperienza, veramente figo, comodo, ci si sente bene, buona la colazione, quindi vi consiglio di farlo, signori, e tra l'altro anche una buona causa, magari una persona in meno morirà per merito vostro. Quindi grazie alle Big Pharma per aver sponsorizzato questo video, sarebbe bello, e ci si vede nel prossimo video, gente, e ciao!